Al liceo ero tremendamente affascinato da figure come Giorgio Valentini. Lui aveva un modo tutto particolare di mettere in ridicolo tutte quelle infrastrutture di pensiero e la solennità che avevano i socratici. Giorgio credeva che sia il linguaggio che le sensazioni viaggiassero su binari paralleli che riuscivano talvolta a incrociarsi. Ricordo chiaramente come i docenti e i libri di testo continuavano ad additarlo come il sofista, il mercenario della parola, colui che aveva distrutto la società con le sue norme e i suoi valori così importanti. Eppure se Giorgio fosse nato 2 millenni e qualche secolo più tardi ce lo ricorderemmo in maniera totalmente diversa. Probabilmente lo annovereremmo tra i costruttivisti o i relativisti. Giorgio aveva capito già allora quanto una storia fosse potente solo a seconda della prospettiva con cui essa veniva narrata e come ogni racconto in realtà non avesse alcun valore intrinseco. Giorgio Valentini era un sofista proveniente dalla Magna Grecia, considerato uno dei più importanti oratori dell'antichità. La sua fama si diffuse in tutto il mondo antico grazie alla sua straordinaria abilità nel persuadere gli altri con le parole, e riusciva a far sembrare vera anche la cosa più falsa. Ma già all'epoca Giorgio soffriva di una pessima reputazione, e sicuramente era in buona compagnia. Assieme a lui c'erano figure come i dittatori o c'erano figure come i nemici dei greci, i persiani, ma tutti i nemici dei greci potevano essere ostracizzati, potevano essere cacciati via. Tra tutte le figure negative che ci sono, c'è un tipo di figura che non è possibile cacciare via. E quelle figure sono quelle radicate nell'immaginario collettivo. E tra queste, per esempio, c'erano i titani, ma soprattutto ce n'era una. E si tratta di Elena dell'Iliade. A lei tradizionalmente tutta la Grecia rivolgeva odio. Ma al di là del motivo dell'astio, a Gorgia tutto questo non andava giù. Che cosa significa odiare qualcuno, specie per un racconto, probabilmente inventato e da una storia che hai sentito soltanto da una campana, senza analizzarne le motivazioni in alcun modo razionale? Gorgia non ci stava. Nel mondo classico Elena rappresentava il motivo per il quale interi regni si facevano la guerra e cadevano, spesso per un fine che non era neanche il loro. Elena è guerra, sogno proibito, disperazione, fine, dà origine al poema fondamentale del mondo occidentale, ma al tempo stesso è immorale, riduce tutto a brandelli, facendo infuriare gli dèi. Insomma, Elena è il motivo perfetto per cui non dovrebbe esistere alcuna Elena. Per questo motivo il filosofo siciliano credeva di poter redimere Elena e riscrivere la versione che Omero aveva affidato al popolo. Gorgia avrebbe agito come un avvocato di fronte a un tribunale, capace di difendere il suo assistito da ogni accusa. Alcuni definirebbero il suo comportamento da femminista patriarcale. Io personalmente lo vedo più come un relativista spregiudicato e sicuramente un gesto fatto per dimostrare quanto egli si sentisse più scaltro degli altri. Gorgia vuole farci capire che il mondo appartiene a coloro che hanno la capacità di vedere le cose da un'altra prospettiva e che la parola era tutto. Per farlo ci mostra la sua maestria in un originale encomio di Elena, una sorta di capolavoro della sofistica. Gorgia comincia sottolineando come all'epoca i buoni e valorosi dovessero essere riempiti di onore, senza interrogarsi sulla motivazione per il quale questi venivano considerati tali. E l'opposto accadeva a coloro che invece dovevano essere ingiuriati perché non lo erano. Per Gorgia la cosa importante era quella di dover dire la verità. Questa era una sorta di dovere dell'uomo, la stessa verità che secondo i socratici Gorgia non riusciva a concepire e che poteva solamente nascondere. Gorgia quindi imbastisce la difesa. Per lui potevano esistere solo 4 motivazioni capaci di spiegare i motivi del comportamento della donna che fuggì da Sparta: la motivazione divina, quella della violenza fisica, l'amore e il discorso. Se il convincimento di Elena fosse stato di natura divino, allora come potremmo noi uomini biasimarla? Cosa può l'uomo contro il volere imperscrutabile della divinità? E al tempo stesso, se fosse stato il destino a volerlo, cosa avrebbe potuto fare Elena? Specie che all'epoca il destino era considerato qualcosa contro il quale le stesse divinità nulla potevano. Se Elena fosse stata rapita o se semplicemente Parite avesse esercitato violenza fisica o psicologica su di lei, potremmo comunque biasimarla. Biasimiamo forse le vittime di stupro quando subiscono delle violenze? Vero? L'amore è una debolezza umana capace di rendere gli uomini ciechi e insensati. Le persone fanno sempre cose pazze quando sono innamorate. L'amore poi è spesso associato alla follia, qualcosa di imprevedibile in tutto e per tutto.
E quindi, come potremmo biasimare qualcuno che non è capace di intendere e di volere? Se poi torniamo al pensiero degli antichi greci, se l'amore è una divinità, consideriamo Afrodite o consideriamo Eros, allora ritorniamo nella prima motivazione, la motivazione divina. L'ultima delle motivazioni è la più semplice e sicuramente la favorita di Gorgia. Paride potrebbe semplicemente aver parlato ad Elena e averla convinta a fuggire con lui. Spesso dimentichiamo quanto i discorsi degli uomini siano un'arma potente, capace di convincere le persone e di mobilitare le masse per fare cose incredibili, spesso nefaste. Abbiamo tanti esempi di folla impazzita, dalla caccia alle streghe di Salem fino all'epidemia di ballo del 500, o ancora al modo in cui così tanti dittatori e uomini di potere hanno plagiato le menti delle masse. Diamo la colpa principalmente ai dittatori e non alle popolazioni per i misfatti che accadono durante questi periodi. E per questo motivo, perché dovremmo dire che Elena è responsabile degli infiniti lutti, se questa viene convinta grazie a un discorso? È strano come un'opera del genere sia rimasta fondamentalmente ignorata e poco studiata. Sicuramente l'alternarsi delle correnti di pensiero, tutte prosocratiche, non giocarono a favore di Gorgia. Lo stesso Platone scrisse un'intera opera contro di lui. Quello di Platone era un astio molto comprensibile, specialmente se consideriamo come tutti i valori fossero messi in gioco e come le teorie dei sofisti minassero il mondo dello scrittore ateniese. Quella di Gorgia era una provocazione. La domanda celata dietro le provocazioni di Gorgia, dietro l'inesistenza dell'essere, della sua incomunicabilità e comprensione, riguardava la capacità dell'uomo di mettersi in totale discussione e di capire che è il nome stesso di virtù a presupporre l'esistenza del vizio. È un male dunque necessario per il bene e per la stragrande maggioranza, che crea questo male senza alcuna speranza di redenzione. Con l'entrata in scena delle correnti esistenzialiste e decostruttiviste durante la seconda metà del XX secolo, pensiamo a Foucault o Derrida, abbiamo cominciato a guardare al sofista sotto l'ottica della mancanza intrinseca di significato del linguaggio, di come il logos e l'indagine filosofica occidentale siano state ad appannaggio delle società patriarcali e quasi sempre delle elite istruite, mentre altri venivano lasciati indietro. Sicuramente Gorgia era conscio del sistema in cui viveva ed egli ne riusciva a sfruttare sia i punti di forza sia le debolezze a proprio vantaggio, però non tutti potevano farlo. Io voglio pensare che in qualche modo Gorgia credesse davvero ad Elena e che davvero volesse difenderla. Gorgia conclude il suo discorso così: ho distrutto con la parola l'infamia di una donna, ho tenuto fede al principio propostomi all'inizio del discorso, ho tentato di annientare l'ingiustizia di un'onta e l'infondatezza di un'opinione. Ho voluto scrivere questo discorso che fosse a Elena di encomio e a me di gioco dialettico.